Record. Ecco, stiamo registrando. Stiamo registrando. Comincia, è ancora possibile parlare. Quindi finché ci sarà possibile, facciamolo, Per questo, punto per questo. appunto per questo, anche se dall'altra parte non ci sono orecchie per sentire, purtroppo, però noi facciamo il nostro, no? Quindi. Facciamo il nostro dovere, il nostro dovere. Che per il momento è solo parlare, perché uscire non è più possibile uscire, perché adesso qui a Roma, per esempio, non è più possibile nemmeno andare nei parchi, quindi hanno chiuso, vogliono proprio che la gente stia solo a casa e per me è veramente impressionante questa situazione, però vabbè. Cioè, comunque io esco, non è che cioè, io esco, quindi non credo che ci sia tutto questo problema. Cioè, fino adesso non è che prendono le persone e le portano in centrale, possono Sì, uscire, quindi niente. però si sente che il terrore della gente, soprattutto la polizia, è ancora più severa, almeno qua a Roma, ho visto la differenza quando sono uscito ieri. Perché? Perché ci sono, non ti lasciano, per esempio, hanno messo dei fogli su ogni ingresso di grossi parchi. Qua a Roma, diciamo, ci sono diversi parchi che sono grossissimi, proprio grandi, bellissimi. E io mi divertivo così per staccare un po', andavo lì perché sei proprio immerso nella natura, bellissimo. E mo li hanno chiusi perché non voglio che la gente Ho capito. stia così in giro. Che dire? Quello che ti volevo dire, no? Dimmi. L'altra volta io ti ho fatto delle proposte, no? Per esempio questa qui del documento. E ti ho fatto anche, diciamo, avevo delle teorie, però tu me le hai distrutte, no? Perché dice che appunto loro controllano tutto quello che è materiale, loro possono controllarlo. Cioè internet, documenti, uscire, tutte queste cose, no? Però hai giustamente detto che la nostra anima lì non possono intervenire per adesso, no? Quindi quello che pensavo, io avevo letto un anno fa, c'era questo scienziato che hanno ucciso, si chiamava Genovesi. Non so se conosci. No, non lo so più. Era un fisico e un chimico. E lui, parlando di fisica quantica, diceva che ci sono dei piani spazio-temporali e che le persone, per esempio, io sto vivendo questo piano, mentre un'altra di me, e così via, e tante viceversa, vivono un'altra linea. Nello spazio e nel tempo, e che questa è influenzata dal nostro grado di percezione dell'anima, dell'energia e anche la connessione con Dio, no? Che è appunto l'anima, è l'unica connessione che abbiamo con Dio. E poi sono andata a vedere che praticamente c'erano dei popoli che seguivano gli insegnamenti di Cristo. E questi popoli usavano il digiuno come arma e usavano la meditazione, non la meditazione, la preghiera. Era il digiuno e la preghiera. Attraverso questo loro riuscivano a cambiare, tipo a evitare guerre. È una teoria, no? Però dicono che sono esistiti. E infatti, sai, quei cristiani che morivano perché i romani li mettevano ad essere mangiati dai leoni, questi spettacoli brutali, no? Sì, no, ho sentito tutte queste Che è famosa questa cosa. E loro morivano non terrorizzati, ma stranamente, tipo con espressioni di beatitudine, di felicità, come se
il dolore non li toccasse. E si dice proprio che fosse questo, che loro avevano un contatto così diretto con Dio e con la loro anima, fossero così collegati attraverso queste pratiche del digiuno e della preghiera, che ormai il mondo materiale non li toccava più, non era possibile. Capisci? Sì, allora, io penso che noi siamo immersi nell'inganno e secondo me molta gente, per esempio, è tipo controllata mentalmente e non si rende conto che ogni tipo di cosa che trova, per esempio, come via di uscita. Si tratta sempre di vie d'uscita che salvano la carne. Cioè, il cercare di salvare la carne, che purtroppo non è possibile salvare la carne, perché prima o poi questa carne morirà. Certo. E secondo me loro, che è la stessa cosa che vogliono fare quelli che ci controllano, l'elite, come chiamano, l'elite, diciamo. Loro sono, siccome odiano questa creazione che ha fatto Dio, che è limitata nel senso che il corpo muore, loro stanno cercando l'immortalità, no? Di cercare di far modo che il corpo non si distrugga, questa materia, no? Continui per sempre, no? All'infinito. E questo vomito, questo modo di pensare l'hanno vomitato nella cultura. Ed ecco perché tu vedi tutta questa roba New Age ovunque. Purtroppo qualsiasi cosa, io penso che tutto quello che ci hanno insegnato sui virus, su tutta questa teoria dei batteri, di tutte queste cose. Mi sono fatta capire, Eh? cioè il digiuno non è una cosa New Age, il digiuno è un insegnamento proprio della religione cristiana da tempo, perché te lo spiego in maniera più scientifica, no? Praticamente nell'intestino accumuliamo. Ci sono delle sacche che si chiamano i diverticoli. In questi diverticoli si accumula putrefazione, carne, marciume, tipo fibre che il corpo non può dissolvere, veleni e metalli pesanti, di tutto. Perché appunto non, cioè restano lì bloccate. E l'unica maniera per toglierle appunto è questo, il digiuno. Però ci vogliono tanti giorni, tanti, tanti. E in più lì c'è anche il problema dei parassiti, no? Dei vermi che mangiano questa roba che è accumulata lì. Come sai, il parassita è qualcosa di satanico, no? Non fa parte della creazione, non lo fa. Quindi quando uno fa un digiuno lungo, a un certo punto inizia a spurgarsi. Ed esce qualcosa che sono tipo dei filamenti di putrefazione, carne putrefatta da anni lì. Quando escono queste cose, la persona praticamente è come se ti resetta il cervello, ti toglie una patina che ti hanno messo di avvelenamenti. Di cattiva alimentazione, eccetera. Quando succede questo, è come se tu ti liberi da quel meccanismo che hai subito tutta la vita. E quindi, diciamo, sperimenti delle intuizioni, trovi delle risposte, sperimenti altri stati, e la tua anima riesce veramente a liberarsi in qualche maniera. Però lo devi sperimentare, cioè, è difficile spiegartelo, lo devi sperimentare e penso le persone in questo momento dovrebbero farlo. Tutti immagini le persone che fanno questa cosa. Comunque io
Durante il mio percorso così di ricerca per la verità, insomma, da quando ho capito dopo l'11 settembre che c'era qualcosa che non va, cominciavo a vedere, a chiedermi tutto, sia l'alimentazione, tutto, un po' tutto, no? E piano piano mi sono allontanato da tutti gli zombie che c'ho intorno. E con il tempo poi sono arrivato negli ultimi anni a capire che se tu vuoi capire qual è la miglior dieta, devi credere in Dio. Una volta che tu credi in Dio, può sembrare una cazzata questa, ma se tu credi in Dio, Esatto, però non è come se tu Dio. credi che questo sia una cosa newegiana, ma non è così. Cioè, se Aspetta tu un attimo, vuoi che. parlare con Dio, no? Se tu vuoi, una persona che è così avvelenata da tutta la vita, perché ci hanno avvelenato tutta la vita in tutte le maniere possibili, no? L'unica maniera per poter connettersi, cioè per avere la nostra anima pulita, per andare a entrare, a toccare quella porta, no, di quel castello dove c'è questa presenza che è il nostro creatore, l'unica maniera è fare questo passo. Ok, finisco quello che stavo dicendo. E praticamente Dio è come se ti fa vedere come è il modo giusto di mangiare, no? E quindi tu puoi ci sono migliaia di diete che l'uomo propone come la soluzione di tutti i problemi, no? Però sono tutte diete, purtroppo sì. Io sto attento a nutrire il corpo, no? Bene, come il meglio che posso, no? Però so anche che questo corpo finirà, no? E quindi non, le, tutto, certe volte vedo quasi come un concentrarsi molto su una cosa egoistica, questa cosa del star lì in questo inferno, no? Di star lì a fare molta attenzione alla dieta. Sì, ok. Queste sono le possibilità, viviamo in un inferno e adesso lo stiamo proprio toccando con mano proprio. E io penso che la miglior difesa è Dio, nel senso che tu sai benissimo che c'è gente, per esempio, che ha mangiato le peggio schifezze, però magari, che ne so, in qualche modo, forse Dio li sta usando, non so, però riescono a stare in vita. Poi ci sono persone che si sono ammazzate, dieta qua, dieta là, tutto perfetto là, e muoiono anche. Satana nel tuo intestino, se hai Satana nel tuo intestino, cioè, no, no, non ci arrivi, no, non c'è comunicazione tra Dio e te. No, tu devi anche, cioè, devi anche pensare che c'è il corpo. Cioè, Dio Sì. ci ha dato questo corpo, non l'abbiamo mai onorato, ma dobbiamo anche trattarlo nella parte fisica, no? Materiale, perché comunque un corpo ha i suoi organi e Ha funziona una. le sue regole anche, sì. E quindi io non sto dicendo che vai, mangia quello che ti pare, tanto succede niente, perché come ti ho detto, Dio ti apre la testa su quello che dovresti mangiare e quello che non dovresti mangiare, però poi nel limite del possibile tu fai sempre la scelta migliore possibile. Per esempio adesso mia madre lì non avevo molte opzioni per mangiare adesso, no? C'è la pasta che era integrale. A quel punto chiudo un occhio perché non è che posso star lì a fare più di tanto. Ho cercato di aggiungerci spinaci crudi, per esempio, che hanno ferro e biologico. Ho messo quello che mi hai detto tu, olio di cocco, no? Ah, olio di E cocco. che altro? Ho messo scaglie di cocco anche e tante altre cosette, no? Così c'era la pasta, diciamo, un po' lì. Forse era biologica, speriamo, almeno quello. Però io so che tutto il grano oggi è tutto uno schifo, cioè lo so, però so anche che sì, sto dando questa botta al mio sistema, però almeno lo nutro anche con questi altri ingredienti. E purtroppo trovare questi ingredienti di qualità con questo inferno che loro stanno creando adesso sarà sempre più difficile. E quindi non Digiuna, 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 perché tutto quello, alla fine anche le verdure, alla fine ci metteranno le loro schifezze, ce le metteranno. Quindi resta solo digiunare, digiunare è l'unica maniera. Poi, Sì. cioè soprattutto, io lo dico soprattutto
alle persone che hanno mangiato tanta carne, no? Quelle persone lì. Perché sono più soggette ai vermi. Cioè sono infatti, le persone che mangiano tanta carne, le vedi, non hanno tanta sensibilità, tanta empatia. Cioè non fanno collegamenti così veloci, no? Sì. Quindi quello che ti dico è che Satana, no? Quello che è, o come si chiami, no? Non lo Chi li so. controlla mentalmente a autodistruggersi queste. Ci controlla dall'intestino. Cioè, queste persone, gli italiani hanno una dieta che, secondo me, è la seconda peggiore al mondo. La prima è quella americana, la seconda è la mediterranea. Cioè, te lo dico. È per questo che sono così addormentati, deboli, Ovvio. morti. È per questo, perché loro, cioè, sono un popolo veramente avvelenato. Ma Sono un popolo veramente. sarà un caso che ci sono più pizzerie, più caffè, per esempio, cioè in qualsiasi angolo, qui, ovunque vai, pizza, caffè, lo vedi ovunque, che sono secondo me fra le cose più schifose, più inquinate che tu puoi mettere nel corpo. Più. Il caffè è la bevanda che ha più glifosato di tutte, cioè non la batte nessuno. Infatti, quando tu ti bevi un caffè, ti disconnetti completamente dall'anima. Ma poi Cioè, abbassa anche il flusso di sangue nel cervello subito, proprio, di 40%, quindi diventi stupido subito. E poi allora. impedisce la separazione del DNA, addirittura. Il caffè è una roba satanica proprio. E poi tutta la roba fatta di grano, perché qui è pieno, qui non puoi non mangiare grano, qui, dalle biscotti, dai cereali, tutta questa roba che loro mangiano. Pasta, pizza, poi non ne parliamo, è tutta fatta con grani che non è più grano ormai, è tutta veleno puro proprio. No, addirittura il glutine, cioè se tu vai a vedere, lo mettono anche in piccole percentuali dappertutto, cioè dappertutto. È una droga, si vede. Il seme del male, tanto per metterlo, anche se non ci vuole, è Sì. così. Sì. Quello. Quindi il digiuno rimane l'arma più potente di tutte, Sì, però sono cosciente che, cioè, chi lo fa? che non è per Chi fa? tutti. No. Cioè, il cibo, per esempio, è una specie una specie di carica che uno prende, no? Però se tu non ti carichi, per esempio, con altri modi, a quel punto l'unico modo per caricarsi rimane solo la materia, cioè il cibo, no? E molti, siccome non riescono più a caricarsi con amicizie, adesso non è più neanche possibile, che non ci si può nemmeno vedere ormai. L'unica. Io no, dai, Eh? viaggiamo, muoviamoci, cioè incontriamoci. Io mi muovo continuamente, cioè io esco, faccio quello che ritengo opportuno, insomma. Sì, No, ma dovremmo in questo momento proprio unirci. sì, ma purtroppo però quello che vedo io, da come parlano, per esempio, i miei ieri stavano vedendo Totti, Francesco Totti, il calciatore qua, perché adesso la televisione sta tipo aumentando le trasmissioni stupide da mettergli davanti, così li rincoglioniscono, gli fanno sta buoni, no? Si vede, stavano intervistando Totti da qualche trasmissione, Diceva che aveva contratto il virus, minimo. tra l'altro, hai visto quanti sono questi VIPs che hanno il virus? Sono più delle persone normali, io. E lì dovrebbero mettere in connessione il cervello il deficiente. Ma com'è possibile, deficiente, che ci sono più VIP malati di coronavirus che persone che conosci? Demente, sveglia, ti stanno a pià per culo.
Insomma, mia madre mi ha detto: ma Totti, che c'hai tu contro Totti? Prima di tutto, intanto te stanno a levare la vita e tu stai a guardare Totti. E poi, seconda cosa, fanno credere ai romani, ai dementi qua, che Totti è uno di noi, è nato a Roma, è tipo, è povero come noi e ce l'ha fatto così dal basso, no? Gli fanno credere, forse non si rendono conto che loro non possono dare miliardi a uno qualsiasi. Lui ha il sangue reale, è uno di loro, però questi coglioni non riescono a capire, perché gli devono far credere che è uno di noi, tutti ce la possiamo fare, tutti possiamo diventare Totti. E stanno lì e mia madre mi dice: Totti è una bravissima persona e si vede una persona umile. Ma che ne sai tu? Quello è un miliardario. Che stai a fare? Sta ancora a vedere. Insomma, quello che voglio dire, cioè, ritorniamo un attimo tranquilli. È che questi dementi non si rendono conto che qualsiasi cosa che esce dalla TV al 100% è veleno, puro, tutto. E non si rendono conto che purtroppo vivono in una dittatura. Ed è per questo che quando vai e parli con i dementi per strada e gli dici: guarda, stanno a piar per culo. Eh no, ma perché dovrebbero? Perché non dovrebbero farlo? Sei un coglione, sei un animale ormai, così ti trattano. Meriti la libertà tu che sei un animale? Tu non te la meriti la libertà. Tu pensi che la libertà è facilmente, basta stare a casa, no? Tu avrai la libertà senza fare niente, guardando Totti tutto il giorno, senza preoccuparti su come funziona il mondo. E tu Sì, però pensavi. lo pensavo anch'io, no? Che gli italiani alla fine se lo sono cercato, però devi anche valutare che cioè, sono un popolo avvelenato al massimo, soprattutto nel cibo, quindi magari cioè, gli italiani erano artisti, erano scienziati, erano le migliori menti al mondo, no? Però li hanno voluto distruggere proprio, quindi cioè, non sono convinta che se lo meritano del tutto. Mi fa impazzire, mi arrabbia tantissimo che abbiano permesso uno scempio come questo, però cioè, se li hanno distrutti dall'intestino, cioè come se avessero fatto una partita, ma l'avessero già vinta dalla partenza, capisci? Dalla nascita. Avessero calcolato tutto per vincerla già dalla nascita e quindi le persone a questo punto non possono fare niente, perché le hanno già distrutte. Sì, ma chi ci controlla questo branco di pecore da sempre? Sono maestri su come tenerci buoni e tutto, no? E infatti la gente, come dicevo nell'ultimo video, non si rende conto, per esempio, che loro hanno sensori che sono i nostri telefoni ovunque e sanno esattamente quello che ci diciamo. Noi stiamo usando la tecnologia che è stata data a noi non per comunicare. Ah, che bello, adesso stiamo parlando live, ci stiamo vedendo, no? Si pensa, ma è una cosa bellissima, impressionante, ma mica ce l'hanno data per comunicare, ce l'hanno data così e sono arrivati al punto dove, e anzi, ci lasciano parlare adesso perché loro devono sentire quello che diciamo noi, in modo poi da, di conseguenza, capire fino a che punto è possibile spingere con questa cosa. Infatti, perché non sono umani, cioè è impossibile che lo siano, no? Cioè, questo modo di fare no, non è umano. Sì, ma non era umano nemmeno come viveva la gente fino a oggi. Cioè, i miei video nel mio canale, tutto quello dimostrava che noi eravamo animali ormai, schiavi dei nostri desideri, completamente manipolati solo a pensare al divertimento e basta. Quello è un animale, anzi, peggio, l'animale è molto più. Non c'ha. L'animale che pensa solo all'istinto, il territorio, il mangiare, il riprodursi, questo è l'animale praticamente. La persona è un livello superiore, diciamo. Invece ci hanno ridotto proprio a bestie. Sì, e tu potevi vedere le persone tutte belle fuori, tutte eleganti, e addirittura se alzavi la voce ti dicono: però no, 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 io sono educato. Poi vai a vedere la vita privata, sono tutti, fanno le peggio schifezze, sono pieno di peccati, diciamo, no?
e a quel punto dici, mazza, tutti bellissimi da vedere, tutto, però se vai a vedere proprio i frutti della loro vita, vedi proprio zero. Vero, Assolutamente. È un'altra cosa che hanno, sono terrorizzati, non hanno le palle per dire le cose, perché in privato ti dicono certe cose, fanno vedere che sono duri, però quando si tratta di fare un video come stiamo facendo noi due adesso qua, non lo farebbero mai, anche se magari dicono, eh sì, mi sa che c'ha ragione, però quando si tratta di fare il video non lo fanno mai, che non c'hanno le palle proprio. no. Terrorizzati. Però ascolta quello che ti dicevo. Secondo te, so che sarebbe quasi impossibile, no? Però una rivolta tipo bruciare tutto per le strade, spaccare tutto. Cioè, proprio, se lo vedo, sarebbe la goduria. Godrei. Ma senti, ma tu tutti te le vedi le pecore guarda, ieri che è successo? Così dico un po' di dettagli. Praticamente, cioè tu io quando stavo in questa fila, Natura sì, no? Il negozio biologico, e anzi consiglio a tutti di non fare il coglione, andare alla Coop che c'è la fila di 2 chilometri, proprio letteralmente 2 chilometri. Vai da Natura, sì, c'erano solo 5 persone per strada, non c'era nessuno. Quindi perché mi devo fare 2 ore di fila per mangiare veleno, poi tra l'altro? Insomma, Mamma mia. ho iniziato con questa signora dicendo, signora, io pensavo di trovare gente un po' più intelligente qui da Natura, sì, ma siete tutti coperti, così sembrate dei terroristi, eh? E cominci a sentire proprio nell'aria questo terrore, no? È come se senti nell'aria che, ecco, io sono il terrorista adesso, perché tutti ti vedono come un alieno, che io non c'avevo mascherina, e cominciano tutti a vederti come strano, no? Ma come fai a credere che non esiste il virus? E praticamente io sentivo che da un momento all'altro questa signora era quasi pronta a chiamare il poliziotto che stava lì nell'incrocio lì vicino. Ti giuro, tu lo sentivi dentro proprio. E questo, anche se parli, ma questa è una signora, dici magari anziana, un po' impaurita, non c'ha molto cervello. I giovani, ho fermato uno e mi ha detto, eh sì, ma magari ci facessero il vaccino così e finisce tutta questa cosa qua. Capito con chi abbiamo a che fare? Questi stanno. Capito? Ma mi ha detto letteralmente, ma magari ci dessero il vaccino così finiamo questa cosa. E io ho detto, ma deficiente! Ma a parte che già sei deficiente, però il vaccino ti renderà ancora più coglione di quanto sei. Qui ti ammazza proprio, ti ammazza, cioè incredibile. No, ma Capite la situazione? Scusami. tutti i giorni ero in giro a aspettare l'autobus, no? Una signora da un balcone che prendeva il sole, no? Mi grida tipo, ma questi sono ignoranti, pensano che se vanno in giro fanno un dispetto alla polizia. Capito con chi abbiamo a che fare qua? E non sono solo gli anziani così, sono tutti coglioni così. E anzi, loro vogliono più repressione, più. Più gabbia, più piccola la gabbia, meglio è per loro. Esattamente.